Radio Radicale, siamo con Elenia Lucaselli di Fratelli d'Italia per parlare con lei del rapporto tra giustizia e politica. Noi ci aspettavamo con la nascita del governo Meloni che i rapporti con la magistratura non sarebbero stati semplici. Oggi sul quotidiano La Repubblica c'è un'intervista al presidente dell'ANM Santa Lucia che insomma critica il governo per alcuni provvedimenti, quello del decreto di oggi per il quale è stata chiesta la fiducia sul controllo della Corte dei Conti, il provvedimento sull'abuso d'ufficio. Allora, mi sembra che l'ANM sia sul piede di guerra e probabilmente ci sarà qualche iniziativa. Allora, quali sono le sue valutazioni su questa intervista di Santa Lucia? Ma guardi, mi pare che alcune delle argomentazioni fornite siano in realtà pretestuose e non attinenti al quadro normativo nell'ambito del quale alcune decisioni sono state prese dal governo, a partire proprio dalla questione della Corte dei Conti, perché in realtà questo governo ha semplicemente dato effettiva attuazione a qualcosa che era già previsto. Che era stato già indicato all'interno delle milestone del PNRR dal governo Conte, confermate da Draghi e ribadite nuovamente, così come per esempio sul danno erariale. Noi ci siamo limitati a prorogare qualcosa che era già stato prorogato dallo stesso governo Draghi. Quindi in realtà mi sembra tutto molto pretestuoso. Il governo non ha nessuna intenzione di espropriare la Corte dei Conti dei propri poteri. Ma appunto devono essere esercitati nel migliore interesse possibile proprio dell'attuazione del PNRR. È sempre stato detto che il controllo della Corte dei Conti era un controllo a posteriori, quindi non in corso d'opera, ma successiva, e tra l'altro l'incontro che c'è stato proprio con il Presidente della Corte dei Conti e il Presidente Meloni è un incontro che ha dato ottimi risultati. Si è stabilito di iniziare un dialogo costante proprio su questi temi, quindi insomma non mi pare che diciamo, i diretti interessati siano stati toccati dalla decisione del governo. Come ha trovato nel complesso le valutazioni sul governo e anche su Nordio per la vicenda anche dell'azione disciplinare sul caso di Artamus? Guardi, la magistratura credo che stia facendo quello che ha sempre fatto, no? Quindi quando i controlli sono sul corretto operato, tra l'altro cosa che è nel potere del guardasigilli, quindi insomma non c'è nessuno scandalo o nessuna prevaricazione, mi pare però che diciamo, quando questi controlli vanno nel senso appunto di verificare il corretto operato della magistratura, la magistratura come al solito si chiude il riccio e diciamo, rigetta tutto quello che non viene percepito come interno al proprio mondo. È giusto che ci siano dei controlli, i magistrati sono uomini e donne come tutti gli altri, per cui possono sbagliare. È nel potere del guardasigilli quello di poter verificare e controllare, anzi bene che il ministro operi proprio questo controllo. Dopodiché sui reati, sulla tipologia dei reati, su quello che si vuole fare per una riforma del sistema giudiziario, il sistema di controlli, tutto questo sicuramente va discusso e dibattuto anche con i magistrati, quindi con l'apporto della magistratura, ma insomma, pensare che il ministro Nordio sia un ministro che si piega al volere della magistratura senza esercitare e le proprie prerogative, mi pare insomma che sia fuori dalla portata di qualunque governo in realtà. Senta, come ha trovato proprio le valutazioni dell'intervista con tutto quello che poi noi abbiamo visto in questi ultimi anni all'interno della magistratura? Perché ci sono state delle vicende, adesso io non voglio entrare nelle singole questioni, però delle vicende che hanno fatto saltare tutti quanti sulla poltrona all'interno della magistratura. Allora, qual è il malato, la politica o la magistratura? Se vuole rispondere, non è che la volevo. No, io rispondo volentieri nel senso che secondo me non c'è un malato, diciamo ci sono
pazienti all'interno dei quali, nel cui organismo si sviluppano delle malattie, ma O degli questo anticorpi. appartiene, esatto, questo però appartiene a qualunque tipo di settore, insomma, non è la magistratura o la politica, o, insomma, è un discorso molto più generale. Io credo che l'operato di questo governo e del ministro Nordio sia nella volontà assoluta di restituire la dignità alla magistratura attraverso un riconoscimento del proprio ruolo, ma non bisogna mai pensare che diciamo, ci sia una impunità. A prescindere solo perché si è magistrati, quindi è normale che ci debbano essere dei controlli, così come è normale che ci debba essere anche il confronto, il dibattito, ma questo deve essere però fuori dalle ideologie e per esempio proprio parlando della questione della Corte dei Conti, io diciamo dubito che i magistrati che conoscono bene le norme, conoscono tutto il percorso che ha portato questo governo a queste decisioni, non sappiano diciamo distinguere e la cancellazione del controllo della Corte dei Conti dalla proroga di qualcosa che già esisteva e quindi quello insomma, mi dà l'idea di essere un po' pretestuoso nei confronti del governo. Quindi va bene che ci sia il dibattito, deve essere però un dibattito reale, serio, concreto e onesto da parte di entrambi gli interlocutori. Sarebbe sorpresa nel vedere uno sciopero dei magistrati contro il governo? No, assolutamente no, ma non sono sorpresa per qualunque tipo di sciopero. È giusto che ci sia lo sciopero, è un diritto garantito, è un modo per diciamo, far presente che ci sono opinioni e idee diverse, quindi è giusto che ci siano gli scioperi, è giusto anche che poi a seguito dello sciopero ci siano delle interlocuzioni. Grazie come sempre a Ilenia Lucatelli.